Ci vediamo il 14 settembre, questo lunedì, sul mio canale Twitch che vi lascio in descrizione per farci una mega maratona di recensioni della nuova RTX 3080. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G. È il 10 settembre, sono le 9:10 di sera e come ho detto oggi venerdì, per voi è venerdì, non ci sarebbero stati video perché dovevo finire di sistemare il setup. L'ho fatto, l'ho sistemato, ma come faccio a non fare un video quando Nvidia praticamente scioglie l'NDA, che significa Non Disclosure Agreement, per quanto riguarda la parte visiva della nuova RTX 3080? Moltissimi youtuber che hanno avuto in anticipo la scheda l'hanno fatta vedere, hanno mostrato bene o male le feature visive, ma c'è stato un video che mi ha colpito in particolare perché, sebbene non si potesse parlare di prestazioni, di consumo di energia e non si potesse far vedere la scheda madre in un case o attaccata a una scheda madre, beh, c'è stato qualcuno che è riuscito a aggirare questi stratagemmi e a farci vedere un pochettino di cose. Ma andiamo a vederlo con più calma. Il video che voglio farvi vedere è quello di Marcus, proprietario del canale PC Centric. È un canale che io seguo da molto molto tempo, che è riuscito, effettivamente senza infrangere nessuna regola del contratto stipulato con Nvidia, è riuscito a farci vedere molto di più di quanto siano riuscite altre persone. Cominciamo con la parte della misurazione, perché sul sito Nvidia ci sono delle misure. Lui però ha detto: sì, io non mi fido, voglio effettivamente misurarla con calma. È lunga 28 cm e mezzo. La 2080 Ti circa 27 cm. Questa è la parte bella. Questa qui praticamente è la comparison di grandezza delle due schede. Abbiamo ovviamente la 3080 e abbiamo la 2080 Ti. La 3080 da questa angolazione si vede addirittura meglio, è fatta interamente di corpo lamellare ed è una figata pazzesca. Questa qui è la parte che andrà a guardare in giù nel nostro case. Al di sopra c'è ovviamente un PCB con un backplate che praticamente si dovrebbe fermare a questa forma, a questa V. È praticamente una delle schede Founders, è la Founders con il PCB più piccolo che si sia mai visto per una serie 80. Per Founders ovviamente intendo sia Founders che Reference, anche se la Founders ha comunque preso, diciamo, il posto di una custom creata in casa Nvidia. La prossima parte del video che volevo farvi vedere è la comparazione di grandezza che è stata fatta con la RTX 2060 Super. Ovviamente la 3080 sarebbe stata molto più grande, però almeno possiamo renderci conto che è più grande, sì, ma non è una scheda così grande come stavamo pensando. Beh, ovviamente lui ha detto much bigger, cioè molto più grande della 2060. Possiamo vedere che sembra molto più longilinea rispetto a una 2060. E sì, allora, no, o sono io o effettivamente è il design delle Founders che non è proprio delle migliori. A me sembrava una scheda di terze parti, tipo quelle cinesi che si vede che sono fatti di plastica. Non dico che questa non è plastica assolutamente, però è bruttina, a me non è mai piaciuto. Preferivo molto di più il design delle Reference. La 1080 Ti aveva un bellissimo design Reference. E se Nvidia mantiene questo design per quanto riguarda le Founders Edition, avrà vinto tutto, perché raga, è spettacolare, a me piace un casino. Adesso però vi faccio vedere una parte del video che a me è piaciuta davvero tanto, perché Marcus farà vedere una 2080 Super Gaming X Trio di MSI e io nel mio PC in questo momento ho una 2080 Gaming X Trio che ha le stesse identiche dimensioni del 2080 Super della versione custom di MSI, ecco. Per cui possiamo farci effettivamente un'idea di quanto sia grande la 3080 messa in comparazione con una scheda grafica di terze parti. Ed ecco qua la parte interessante. Guardate praticamente, questa qua è la misura della mia scheda grafica.
è quella, lo stesso design di dissipatore, e dovrebbe essere le stesse misure dovrebbero essere della 3090 Founders. Vediamo che la 3080 effettivamente rispetto a quella è mingherlina, è molto molto piccola, ma comunque la 3080 dovrebbe avere il doppio delle performance della 2080 Super. Non so se ci rendiamo conto del livello di ottimizzazione che sia stato fatto su questa scheda grafica. Oltretutto, da qui possiamo vedere bene una cosa molto interessante. Le due ventole sono posizionate in maniera strategica. La prima è posizionata qui. Qui si trova la GPU, si trova proprio il chip grafico, con tutte quante le fasi di alimentazione, perché il connettore a 12 pin si dovrebbe trovare su questo lato. Quindi, qui c'è la GPU, sulla quale soffia una ventola. Qui, invece, c'è il connettore a 12 pin, qui dovrebbero esserci circa le fasi di alimentazione. Ma la cosa interessante è questa qua. Se riuscite a vedere, se dal video credo che si veda, ci sono degli heat pipe che si connettono ovviamente a una piastra che immagino sia rame di qua e assorbono il calore, lo portano fino a qui e qui dietro c'è la ventola che succhia aria da sotto e spinge l'aria calda al di sopra. E come design è molto molto intelligente, dovremmo effettivamente però aspettare qualche recensione per vedere quanto l'aria calda che scaturirà da questa scheda grafica influirà sulle prestazioni di RAM e soprattutto di CPU in chassis normali come appunto il mio. Qui invece vediamo la 3080 messa a comparazione contro questo qui, credo sia una 2080 Super sempre o la 2080 Ti comunque Strix di Asus. Ecco qua un'altra visione frontale effettivamente di quello che possiamo aspettarci. Io non so se effettivamente Nvidia abbia fatto delle magie quest'anno. È vero che il processo produttivo a 8 nanometri permette comunque dei die più piccoli e quindi della corrente in entrata minore. Però ragazzi, questa qui ha il doppio delle performance di questa qui, che è enorme. Io non ci credo. E adesso per tutti voi appassionati di AMD abbiamo una comparison tra una 5700 XT e una 3080, sono praticamente uguali come dimensioni. La 5700 mi sembra semplicemente un pochettino più larga rispetto alla 3080, ma vogliamo parlare del design del dissipatore che a me non piace personalmente, bella forma qui che è piegata eccetera eccetera, però non è né funzionale né troppo bello, secondo il mio modesto parere. Fatemi sapere cosa ne pensate voi comunque. E qui praticamente siamo quasi al limite del penale, secondo me. Perché il contratto che Nvidia fa firmare a tutti i recensori ordina che la scheda grafica non debba essere inserita in una scheda madre. Quindi Marcus ha detto, va bene, io non la inserisco, però vi faccio vedere il più vicino possibile a una scheda madre questa nuova bestiolina di scheda grafica. Ecco praticamente come sembrerà. Sporge un pochettino dal lato, questo è il lato sinistro della scheda madre, no, il lato destro se la vediamo di faccia, chiedo scusa, e beh, sembra molto grande, sembra una scheda grafica di terze parti, non sembra una reference o comunque una Founders, è bella grossa, significa che forse il potere di dissipazione della scheda sarà bello alto, anche perché il TJ Junction, cioè la temperatura massima di funzionamento comunque della scheda grafica, è stato aumentato a 92 gradi, o comunque il punto di rottura, ecco, di alcune parti interne è stato aumentato a 92 gradi, quindi significa che Nvidia non solo sa che questa scheda grafica consuma molta corrente e produce molto calore, ma è molto fiduciosa per quanto riguarda il sistema di dissipazione del calore, quindi molto molto bene. E qui abbiamo una vista migliore di come effettivamente risulterà la scheda grafica vicino a una scheda madre. È una scheda madre, se non sbaglio, questa è una EATX in tutto ciò. Quindi è una scheda madre anche abbastanza grande. E qui appunto ce la fa vedere da dietro per farci capire che avanzano circa 4 cm dal bordo della scheda madre. Porca miseria, è bella grande. Bello, e la 3090 è ancora più grande. Adesso arriva la parte più in cui praticamente Jensen, se l'avesse vista di persona, si sarebbe strappato la giacca di pelle da dosso. I recensori hanno il divieto assoluto di inserire la scheda grafica in un case di PC
perché appunto potrebbe scappare per sbaglio qualche foto ed essere trasmessa su internet. Ma Marcus è riuscito a trovare il sotterfugio per farci vedere effettivamente come e quanto spazio occuperà questa scheda grafica in un case. Il Corsair 280X, credo abbia detto 280X. Sì, ok. Abbiamo visto che praticamente entra tranquillamente nello spazio che occupa una scheda di terze parti. Ma questo quindi che cosa significa? Significa semplicemente che la 3080 Founders è diversa da una reference. Le reference, sia per quanto riguarda il sistema di dissipazione che le dimensioni vere e proprie, si sono sempre diversificate dalle schede di terze parti. Chi si ricorda la 1080 o anche la 980 reference, ricorda che appunto era molto più piccola, c'era il sistema di dissipazione con la blower style fan, cioè la ventola che appunto succhia aria dal retro e poi la spinge fuori dal vostro case. In questo prodotto invece ci sono due ventole separate, una che appunto spinge aria fuori dal case e l'altra che prende l'aria fresca in entrata nel vostro case e poi la fa uscire praticamente dalla parte di sopra. Quindi, che cosa significa? Che io quando cambierò un pochettino di cose in questo bimbo, in questo PC, dovrò cambiare il posizionamento del radiatore. Infatti, il mio radiatore da 360 mm, se io lo lascio sopra e malauguratamente ci vado a mettere una Founders, può darsi che il mio processore possa andare in thermal throttling. Perché ricordiamo, la ventola che succhia aria da sotto e la butta sopra fa passare quell'aria fresca attraverso degli heatpipe direttamente collegati sulla GPU. E una GPU a pieno carico può anche arrivare tranquillamente al di sopra degli 80 gradi. E aria che effettivamente poi va ad avere una temperatura di 70 gradi non è una cosa proprio carina da buttare su un radiatore. Ad ogni modo, ricordate che lunedì 14 settembre ci vediamo su Twitch per farci una scorpacciata, una maratona assurda di recensioni della 3080. Grazie mille per aver seguito il video, fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Grazie ancora e ciao belli!